Ciao, sono Giuseppe Labate, ho 27 anni e sono il portavoce candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle a Polignano a Mare. Il Movimento 5 Stelle non è un partito, siamo un gruppo di cittadini ormai stanchi di questo modo di fare politica che non ha più al centro della sua attenzione il cittadino, ma bensì solo alcune lobby di potere. Il Movimento 5 Stelle non è una struttura gerarchica, infatti noi non abbiamo presidenti, non abbiamo un tesoriere, non abbiamo un segretario, ma nel movimento ognuno vale uno, è per questo che io ne sono solo il portavoce. Ogni eletto del Movimento 5 Stelle potrà espletare al massimo due mandati, proprio per garantire quel ricambio generazionale e per evitare che gente rimanga incollata alla poltrona per 20, 30, 40 anni. Ad oggi ne abbiamo viste di tutti i colori, gente che passa da uno schieramento all'altro e questo a noi non piace. Il Movimento 5 Stelle rifiuta totalmente i rimborsi elettorali e la nostra campagna elettorale è completamente autofinanziata. Non abbiamo nessuna lobby alle spalle che ci sostiene, ma soltanto delle semplici donazioni da parte dei cittadini. Abbiamo tantissimi dei progetti per cambiare la nostra Polignano, a partire dalla connettività. L'informazione, la cultura e la conoscenza devono essere usufruibili da tutti. A tal fine è essenziale la costituzione di una rete internet gratuita su tutto il territorio comunale, accompagnata dall'erogazione di servizi comunali tramite il web. La gestione dell'acqua. Attraverso l'iniziativa Il mio voto va rispettato, faremo sì che la vostra scelta effettuata il 12-13 giugno nel referendum sulla gestione equa e sostenibile delle acque venga rispettato. La gestione dei rifiuti. Rifiuti zero, una strategia che cambierà completamente il modo di raccogliere i rifiuti che ogni giorno produciamo. Il principio è molto semplice e si basa sulla raccolta differenziata porta a porta. Questo grande cambiamento culturale porterà sicuramente dei vantaggi economici, ma soprattutto andrà a tutelare l'ambiente in cui viviamo. Turismo sostenibile. Polignano non è solo mare, è arte, cultura, benessere, natura, gastronomia e molto altro ancora. Sono queste le caratteristiche del territorio che vogliamo valorizzare per favorire la destagionalizzazione. Come? Attraverso una serie di appuntamenti, un programma mirato, un calendario annuale. Ma non solo, ci occuperemo di ecoturismo, di turismo sostenibile, che valorizzi il territorio, sempre nel rispetto dell'ambiente, di chi lo vive e di chi decide di conoscerlo. Perché? Perché una bellezza come la nostra va di certo condivisa. Mobilità sostenibile. 12 sono i punti che delineano la mobilità sostenibile per il programma del Movimento 5 Stelle di Polignano. È facile sintetizzarlo dicendo soltanto di abbandonare la macchina per quello che sono i brevi spostamenti e usare i mezzi alternativi ecologici come la bicicletta e perché no spostarsi anche a piedi nel limite del possibile. Vi ringrazio l'ambiente e il vostro portafoglio. Edilizia. Attraverso l'edilizia sostenibile, realizzabile con l'aiuto di incentivi pubblici, è possibile ridimensionare l'impatto ambientale con un approccio diverso utilizzando materiali specifici e impianti nuovi. Tutto ciò è a beneficio della salute e del portafoglio del cittadino, grazie al risparmio energetico. Il tutto nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Questo è applicabile anche a immobili già esistenti, quindi rivalutando vecchi edifici e azzerando gli sprechi. Ambiente. L'ambiente e le relazioni dell'uomo con l'ambiente sono modificate nel corso del tempo. Soprattutto abbiamo perso quelle semplici accortezze che permettevano ai nostri nonni di vivere in armonia con il proprio territorio. Dobbiamo quindi ritornare a quelle vecchie abitudini della vita quotidiana e ci riproponiamo di fare appunto questo, con ad esempio due punti fondamentali del nostro programma: il recupero delle acque piovane e la manutenzione costante del territorio. Patrimonio culturale. L'identità di un luogo si costruisce sulla base della conoscenza e della consapevolezza delle proprie radici culturali. Conoscenza e consapevolezza però non possono sussistere se ostacolate dalla disinformazione e dalla mancanza di strumenti che possano consentire la diffusione della cultura. Il nostro obiettivo è proprio quello di colmare questa mancanza di sapere e di poter mettere a disposizione dei cittadini polignanesi in primis il patrimonio culturale polignanese, dotando il paese di mezzi e di strumenti che possano quindi valorizzarlo. La cultura è un diritto di tutti, riappropriamocene. Sanità locale. Dal punto di vista sanitario, Polignano è una situazione disastrosa. Vogliamo realizzare un punto sanitario comunale di base per la collettività, che sia di supporto agli esigui servizi già presenti. La Costituzione italiana e le leggi regionali e provinciali lo consentono. Economia locale. Sostenere la produzione locale, il piccolo commercio e la piccola impresa. Come fare? Incentivando la filiera corta e lo sviluppo di un circuito chef a Polignano a Mare,
Cos'è lo SHEC? Lo SHEC garantisce uno spazio di libertà per l'individuo basato sulla fiducia, fiducia che viene trasferita su un pezzo di carta che è esclusivamente memoria del lavoro svolto. Rivalutazione delle contrade. La mia candidatura è legata all'esigenza di far sentire la voce della periferia di Polignano, che spesso viene dimenticata, ma rappresenta un'importante realtà culturale, sociale ed economica del paese. Daremo priorità al potenziamento del plesso scolastico Don Lorenzo Milani, al miglioramento delle strade, delle telecomunicazioni e dell'illuminazione stradale. Adesso puoi scegliere. Cambia la storia. Vota Movimento 5 Stelle.